Il centro antiviolenza di Genova ha sempre detto no alla violenza sulle donne, ora dice no anche ai tagli orizzontali ad opera del governo. Come, quando e perché? Io sono Bicio, sono una rappresentante dell'associazione Usciamo dal Silenzio, che insieme ad altre associazioni come l'UDI e Associazione Donne Spa hanno organizzato per il 4 novembre dalle 17.30 alle 20 un aperitivo solidale a sostegno del centro antiviolenza. Il centro antiviolenza è un centro fortemente voluto dalla provincia e dal comune e sostenuto da tutte le donne della rete antiviolenza e dell'associazionismo femminile, perché sia un punto di riferimento per tutte le donne picchiate, abusate, sia fisicamente ma anche psicologicamente, dove in questo centro possono trovare accoglienza sia psicologica, sia fisica, legale, umana. Questo centro, a causa dei tagli purtroppo orizzontali che il governo ha fatto e che poi a cascata ricadono sugli enti locali, si trova in gravi situazioni economiche e, se continua così, ahimè, dovrà chiudere. Noi, a sostegno di questo, abbiamo anche invitato gli assessori comunali, regionali e provinciali per il venerdì 4, perché ci spieghino con trasparenza i tagli, come vengono eseguiti e la priorità che si danno a questi tagli, a questa riduzione di spese, perché come sempre, ahimè, le prime cose che vengono chiuse, che vengono tagliate, sono quelle che riguardano le donne: asili nido, scuola a tempo pieno, consultori e purtroppo in questo caso anche il centro di violenza, dove ha aperto le speranze per tante donne che hanno trovato la forza di ribellarsi alla violenza domestica e che purtroppo si rivedono, se dovesse chiudere, una porta in faccia. E capite voi che per una donna abusata con dei bambini avere la sicurezza di un posto dove andare e, nei casi più tragici, anche dove ricominciare una vita, perché viene offerta appartamenti con indirizzo segreto, mi sembra abbastanza tragica. E comunque noi diciamo sempre che la democrazia di un paese si misura dalla condizione femminile. Quindi, per aiutare il centro, l'appuntamento è il 4 novembre prossimo per un aperitivo solidale. Un aperitivo solidale dove faranno da mangiare le donne delle associazioni, quindi sarà una cosa molto, molto casalinga, dove verranno delle cantanti a cantare per tutto l'aperitivo e dove faremo, se sarà possibile, se non pioverà, e su questo speriamo, faremo dei piccoli momenti recitati dove illustreremo cosa vuol dire, per esempio, lo stalking, dove vuol dire essere violata nei propri diritti.